inizia questo MasterChef, o meglio lo dobbiamo chiamare Cooking Contest, tra queste due gruppi, associazioni che questa sera per due ore si divertiranno dietro i fornelli, ma alla fine saranno giudicate da una giuria molto severa che sarà capitanata dal nostro chef del convento. Una squadra vincitrice che vincerà un bellissimo premio che abbiamo messo lì nel tavolo della giuria. Prossima edizione, che sarà molto presto, sfiderete un'altra, chi vincerà sfiderà un'altra associazione. Quindi manterrete questo premio che ci passeremo di mano in mano. Buon divertimento, inizia Cooking Contest Notte del Golf 2014, convento San Giuseppe. Buon divertimento, via! Quello che vedete qui alle mie spalle è il Cooking Contest, che è partito ormai da qualche minuto, e queste due signore delle due associazioni più importanti di Cagliari, la FIDAPA e la IDA, si stanno sfidando in una vera sfida di cucina che durerà due ore e decreterà chi potrà vincere questo primo premio che si è svolto e si sta svolgendo alla Notte del Golf. Quindi vedremo nella prossima clip quello che sta succedendo e quello che le signore della IDA e FIDAPA stanno combinando nel nostro Cooking Contest. Signora, ce la do un'anticipazione, cosa state cucinando? Non posso. Come non puoi? È un segreto. Signora, ce lo dica a lei, che cosa state cucinando? Siamo diversificati. Io. Ma nel complesso poi che cosa succederà? Cioè lei sta sbucciando una melagrana, lì stanno impastando. Perché ci sarà un primo, un secondo e un dolce. Faremo una base particolare che si chiama d'acquoise, è una frolla francese che poi abbineremo a una crema al cioccolato e basta, qui non voglio dire altro. Ma li temete i giudici? E poi sarà senza glutine. Ma i giudici li temete? Li temete i giudici? Sì.